innanzitutto perché è una città meravigliosa e poi è la sorella, storicamente la sorella di Roma, e quindi io venendo da Roma mi trovo praticamente a casa, mi trovo. Poi perché sono anni che veniamo in questa meravigliosa fiera che si organizza in città e abbiamo avuto sempre un grandissimo successo. La mia galleria è una storia abbastanza lunga che nasce nel 1898, io sono la quarta generazione e ho compiuto adesso 30 anni di attività. Ci occupiamo molto di Novecento storico e da 15 anni anche di pittura contemporanea. Siamo molto, diciamo, interessati al linguaggio pittorico ancora, fermo restando che ci stiamo aprendo anche a nuovi linguaggi contemporanei. Siamo nel centro di Roma da 120 anni e in pochissime parole questa è la nostra storia. Fondamentalmente sono artisti che noi lavoriamo con grande successo e grande soddisfazione su Roma, artisti che non hanno più di 50-55 anni, perciò molto giovani, artisti che hanno tutti una importante musealizzazione italiana ed internazionale e che seguono un unico denominatore, cioè questo rigore nella novità del linguaggio contemporaneo, seguendo anche un senso estetico, che per me è una cosa molto importante da continuare a conservare. Negli ultimi periodi il mondo dell'arte ha un po' tralasciato questo concetto, che invece secondo me è da riprendere ed è molto importante. Roma'yı ilk ziyaretimde Russo'nun İtalya'daki galerisini gezmiştim. Oradaki ressamları, sanat eserlerini çok sevmiştim. Sonra Contemporary'de İstanbul'da karşılaştık. Sonradan da İtalya'daki bağlantılarımla, Giorgio ve Ferdan'la, Russo'yla beraber olduk. Aradaki ilişkilerimiz böyle başladı. Bir tesadüfler zinciri diyorum ben buna. Il lavoro è parte essenzialmente da una pittura legata alla materia, il rapporto c'è fra materia e rappresentazione del soggetto. La sfida è stata di lavorare con una materia che in genere dagli artisti viene usata essenzialmente per fare una pittura informale o astratta, di trasformarla in un elemento figurativo. A un certo punto poi sono stato affascinato da delle librerie e dalle biblioteche, perché mi affascinava questo mondo e trovavo dentro a questi luoghi, cioè questo racchiudere tanta cultura, tante parole, tanti racconti. Per simultaneità poi ho iniziato a fare degli stock exchange, che sono completamente il contrario, perché quella delle biblioteche e delle librerie è una cultura rigida, si ferma in un luogo, è stampata, è racchiusa. L'informazione che viene portata dentro gli stock exchange è un'informazione mediale molto veloce, fatta di fasci luminosi, di LED con luci molto acide, come si possa vedere, e in pochi attimi portano milioni e milioni di informazioni alle persone che devono fare i contratti. Per cui questo contrasto mi ha affascinato in maniera particolare.